Buongiorno, my friend. Domanda del secolo: perché i regimi di perdita peso tradizionali falliscono? Con tradizionali io intendo la classica dieta. Vado da un tizio che mi fa una dieta. Allora, perché? Perché fondamentalmente il problema più grosso nella perdita peso è la maggior parte delle volte il mindset, la mentalità della persona. La mentalità della persona sovrappeso non cambia con una dieta. Una dieta è una terapia che può durare più o meno tempo e che ti può dare un risultato nel breve periodo, nel medio, nel lungo periodo, che spesso non viene mantenuto. Circa il 70 e più per cento delle volte, entro i 6 mesi, le persone riprendono tutto il peso perso. Questo perché? Per il semplice fatto che non si cambia l'atteggiamento mentale. Ti viene data una terapia, segui questo piano. Non capendo il perché lo devi seguire, semplicemente pensi, ora mi devo privare di tutto per tot di tempo. Appena finisco questo tot di tempo, ritorno a quello che era il percorso precedente. Ed ecco che succede: hai perso peso, ricominciando a mangiare come prima, ricomincerai ad avere gli stessi risultati di prima. Come diceva Einstein, fare le stesse cose, aspettarsi risultati differenti è da stupidi. Se io sbatto la testa contro il muro e comincio a sanguinare, non è che se la sbatto di nuovo tra 3 giorni il risultato sarà diverso, continuerà a sanguinare. Quindi se io mi metto a dieta, perché penso che sia una terapia, faccio X di deficit calorico, dimagrisco, poi però riprendo di nuovo a mangiare come prima perché tanto non vedo nessun motivo di cambiare le mie abitudini alimentari, il mio stile di vita, ma faccio semplicemente una terapia per un periodo di tempo, quello che succede è ricomincerò ad avere gli stessi risultati di prima. Quindi ecco perché la dieta tradizionale fallisce, perché viene presa come terapia che non corregge il mindset, l'atteggiamento mentale della persona. Se invece correggi l'atteggiamento mentale non dando una dieta preimpostata, ma dando degli obiettivi da raggiungere giornalieri, come facciamo con la dieta flessibile, e lasci la gente libera di mangiare i cibi che più ama, ovviamente con delle determinate regole, tipo il principio 80-20, e allora ecco che lì si cambiano le abitudini alimentari a lungo termine e si ottiene un risultato continuo e sostenibile anche per vari mesi, mesi, mesi o anni. Quindi se vuoi saperne di più sulla dieta flessibile, ormai sai dove devi andare. Gruppo Facebook Dieta Flessibile Italia, iscriviti, è gratuito e scoprirai nei vari video tutorial e nei nostri argomenti di discussione come funziona la dieta flessibile e poi scarica le risorse gratuite, vai su dietaflessibile.com e vedi di accedere al nostro manuale gratuito di avviamento. Un saluto da Mario Giglio, dottore nutrizionista, fondatore di Dieta Flessibile Italia.